Anche a Palermo, in occasione del corteo studentesco nazionale, gli studenti degli istituti superiori sono tornati in piazza per far sentire la loro voce. In prossimità delle elezioni politiche del 24-25 febbraio, il messaggio degli studenti è stato chiaro: l'alternativa sta nella lotta, non nei seggi elettorali. Guidato dal collettivo autonomo studentesco Fuori Controllo, il corteo è partito da Piazza Verdi ed è giunto pacificamente fino a Palazzo delle Aquile, sede del comune. Qui gli studenti hanno dato fuoco simbolicamente ad un carrello che portava le immagini di Bersani, Monti e Berlusconi. La nostra intenzione, hanno detto, è quella di sfiduciare una classe dirigente da cui gli studenti non si sentono rappresentati. La voglia degli studenti che comunque hanno portato in piazza e l'hanno fatta vedere ancora è quella di ribadire un concetto che per noi è fondamentale, una voglia fondamentale, che è quella di non andare a votare, quello che noi proponiamo a tutti realmente di non andare a votare, non per motivi ideologici di chissà quale grande tipo, perché siamo questo o siamo quell'altro. Il discorso è ben diverso, noi siamo persone, siamo una generazione che da qualche anno riesce, o almeno prova, e io penso che ci riesca, ad analizzare la società, ad analizzare la vita che vive e che affronta ogni giorno in maniera materiale, in maniera pratica, andando a vedere, andando a toccare quelli che sono realmente i bisogni che ogni giorno ci vanno a negare, che ci vanno a calpestare giorno per giorno. Abbiamo analizzato poi per quanto riguarda la situazione degli studenti, diciamo nel particolare, la cosa che ci ha spinto a scendere appunto come studenti in piazza è stata l'analisi sempre materiale che abbiamo fatto. Negli anni, adesso abbiamo la prossima elezione, il 24, abbiamo tre coalizioni fondamentali che sono quelle del PD, quindi con Bersani, il PDL con Berlusconi e Monti con il governo di Monti. Diciamo tutti e tre comunque storicamente, se andiamo ad analizzare il lavoro che hanno fatto, partiamo da Bersani e quindi dal PD che fece la riforma Fioroni. La riforma Fioroni che cosa prevedeva? Prevedeva fino a 3 miliardi di tagli alla scuola pubblica, l'introduzione delle prove invalse obbligatorie all'interno dei programmi ministeriali. Passiamo poi per Berlusconi, peggio di peggio, che cosa ha fatto? C'era la Gelmini che cosa ha proposto? 8 miliardi di euro di tagli alla scuola pubblica, la distruzione di corsi interi di studio, la creazione di università private, la competitività fra istituti che è andata a danneggiare quell'uguaglianza e quegli scambi che c'erano da scuola a scuola, la possibilità di crescere tutti insieme anche a livello di più scuole messe a confronto fra di loro. Monti, che ha continuato sulla scia dei tagli imposti dalla BCE, quindi col suo ministro Profumo, che ha continuato sulla scia dei tagli della Gelmini e che ha proposto di mettere obbligatori addirittura gli esami di Stato, le prove invalsi, quindi far diventare settario con le crocette, far diventare un esame, far diventare una persona quattro crocette all'interno di un foglio. Non è questo quello che vogliamo noi. Non vogliamo che la scuola sia servita totalmente alle logiche di profitto e di mercato. La nostra scuola non è un'azienda, lo ripetiamo da anni, quindi non ci interessa che il loro modo di farci affrontare la scuola, di farci affrontare l'istruzione, sia quello di prepararci a stare sotto di loro all'interno di aziende capeggiate da loro. Non è questo quello che vogliamo per la nostra vita. Il destino che vogliamo non è quello che ci prefiggono di essere la generazione no future, come la maggior parte dei giornalisti a livello internazionale ci ha definiti, ma la nostra intenzione è invece quella di creare, partendo dal basso e quindi partendo dai posti in cui si va a vivere giorno per giorno, che possono essere la scuola, i posti di lavoro, l'università, tutti i posti in cui realmente si vive, nella quotidianità, costruire lì un'alternativa che sia auto-organizzata, che abbandoni totalmente le logiche di partito e di sindacato, che abbandoni totalmente la speranza e la fiducia di appoggiarsi a figure istituzionali che possono essere di un partito o di un sindacato. Tutta questa fiducia è stata persa, non la vogliamo riconquistare e stiamo lavorando per crearci la nostra alternativa. E tornano in piazza perché le nostre rivendicazioni, le nostre necessità e quelli che sono, diciamo, i nostri bisogni non si fermano, diciamo, ad un arco di tempo ben delineato, ovvero da settembre a dicembre. La nostra voce l'abbiamo portata in piazza in questi anni, l'abbiamo fatto anche quest'autunno, ma siamo disposti, come abbiamo fatto nella giornata di oggi, a scendere in piazza per ribadire ancora una volta quelli che sono, diciamo, i nostri obiettivi, ma soprattutto, diciamo, individuare le nostre controparti. In questo scenario politico nazionale in cui ancora una volta stanno tornando i soliti faccioni, gli stessi slogan, gli stessi partiti di sempre, sentiamo la necessità come studenti a Palermo, ma un po' in tutta Italia, nelle varie città, di dare il nostro punto di vista. Il nostro punto di vista sicuramente che parla di autonomia, di lotte, di auto-organizzazione, dell'essere slegati da tutti quei partiti che da tanti anni ormai hanno portato alla distruzione totale della scuola pubblica all'interno del nostro paese. Abbiamo visto come da destra a sinistra, dal PD al PDL, fino ai tentativi del governo tecnico con Profumo, le intenzioni dei vari governi sono state semplicemente quelle di smantellare totalmente quei piccoli brandelli di scuola pubblica che erano
erano rimasti, privatizzandola, tagliando prima 3 miliardi con Fioroni, poi 8 miliardi con la Gelmini, insomma distruggerla totalmente. L'intenzione quindi noi studenti è sfiduciare in questo caso dal basso quella che è la classe dirigente, la casta politica che ormai da tanto tempo ci governa e tenta anche di rappresentarci, proprio per dire che gli studenti in Italia non sono rappresentabili da nessuno. Le nostre necessità, le nostre istanze non sono istanze che possono essere portate all'interno dei parlamenti, dove ormai da anni si gioca con la vita reale delle persone.